Abbiamo iniziato ieri questo cammino insieme alla felicità, accompagnato dalla speranza. Quindi la speranza, che non è una scienza infusa, ma è una virtù, è uno stile di vita, è una verità teologica, ma è anche è una verità umana, perché la speranza, come la felicità, Dio ce l'ha messa dentro, noi la dobbiamo semplicemente scoprire. Noi abbiamo parlato di educazione alla felicità, ma per educare alla felicità occorre anche educarci alla speranza, perché molte volte questa speranza, pur se la desideriamo, o non la troviamo, oppur cercandola non riusciamo, come dire, a comprendere che cosa dobbiamo cercare. Sentiamo dentro qualcosa, soprattutto nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti in cui le persone che amiamo, le persone che soffrono, gli anziani, ammalati, vorremmo dare loro qualcosa, un seme di speranza, una piccola luce, ma molte volte non sappiamo né cosa dire né cosa fare. Non c'è, quando parliamo di educazione alla speranza, una università della speranza. Non ci sono di per sé trattati di speranza, o meglio, ci sono trattati di teologia della speranza libri, ma il libro più bello per educare ed educarci alla speranza, sapete qual è? È il cuore, è l'amore. Quando non riusciamo a dire una parola, se il cuore è carico di speranza, se quel cuore batte per quelle persone, se quel cuore ha vissuto la solitudine e poi la riscoperta della speranza, la tristezza, la riscoperta della gioia, quel cuore sarà capace di dare e di infondere speranza, anche e soprattutto quando quel cuore è abitato dall'unica nostra vera speranza, che è Cristo. Quindi educare alla speranza non dobbiamo pensarlo come un itinerario scolastico, ma come un cammino esistenziale, un cammino di vita, un cammino in cui io metto a disposizione la mia povera esperienza e voi dovete mettere a disposizione la vostra ricca esperienza. Soprattutto le persone che hanno vissuto, le persone che hanno fatto esperienza. E vorrei in queste puntate, in cui rifletteremo in maniera un po' più, diciamo, costante sulla speranza finalizzata alla felicità e sulla felicità e la speranza come compagne di strada, vorrei ricorrere a un uomo di speranza, a un uomo che ci dà speranza, e cioè in questo caso a Papa Francesco. Certamente ci sono tanti testimoni che ci hanno e ci possono ancora trasmettere oggi la speranza, ma io voglio limitarmi a lui, lasciandoci accompagnare dalle sue riflessioni e dalla sua testimonianza di vita. Vi aspetto domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!